il chewing gum, la gomma americana è la passione di generazioni intere, ma queste gomme americane fanno male? Masticare tanto tempo fa bene per esempio alla digestione oppure no? E poi l'ambiente cosa dice quando noi gettiamo via la gomma americana? Nella Scienza a Casa oggi grande novità, vi faremo vedere come si può ristrutturare un piccolo appartamento di 60 metri quadri e ottimizzare gli spazi e soprattutto vivere una migliore qualità della vita. Ma adesso diamo subito spazio al primo argomento, la spesa DOP. E come tutti i venerdì abbiamo un personaggio DOP, Mauro Rosati, segretario generale di Quali Vita. Ciao Mauro. Ciao. Eccolo qua, guardate che meraviglia questi prodotti. Allora, signori, giù il cappello, parliamo del pane di Altamura, una cosa eccezionale. Eccezionale, ma prima di parlare del pane, tipo la solita sorpresa. E cioè? Ieri hanno registrato il 217° prodotto italiano, che è il marrone della Val di Susa IGP. E allora, grande applauso al marrone! Magari prossimamente portiamo anche lui. Eh no, per forza. Ormai anche lui è un personaggio televisivo, bisogna portarlo davanti alle telecamere. E allora, andiamo un po' ad Altamura. So che in questo momento questa meravigliosa, profumatissima cittadina pugliese è tutta mobilitata davanti ai televisori. Allora salutiamo gli amici tutti di Altamura. Gli amici di Altamura. Sì, perché è una città estremamente legata a questo pane. Come viene prodotto questo pane? Con quale farina? Questo pane viene prodotto con delle farine locali, con dei grani locali, però due particolarità. La prima è che questo pane è stato il primo pane DOP europeo, quindi è quello più riconosciuto. Essendo stato il primo, è anche quello più imitato. Quindi io direi di fare molta attenzione a quando lo acquistiamo, perché ci sono degli omonimi che vengono in giro. Questo qui ha il bollino, questo bollino è fatto in materiale biologico e viene fatto cuocere insieme al pane. Quindi memorizzate questo bollino, è importante. E poi fra le tantissime caratteristiche ha questo pane è quello, secondo me, è l'alimento antispreco. Perché oggi noi abbiamo un problema di sprechi. Buttiamo via 240.000 tonnellate all'anno di alimenti in Italia. Questo pane invece è uno dei pochi pani che si conserva molto a lungo. Una domanda, se oggi io lo cuocio e lo vado a comprare dal fornaio, Dieci giorni, perché questo pane era stato fatto con lievito naturale, con farine locali, era soprattutto utilizzato dai pastori che lo portavano in transumanza e doveva durare molto tempo. Fra l'altro anche queste forme hanno... Che significa a cappello di prete accavallata? Ecco, queste forme consentono di avere all'interno molta mollica, quindi molta umidità, e per questo poi il pane non si secca. È vero. E veniva utilizzato per 15 giorni da questi pastori e poi è diventato famoso in tutto il mondo. Io credo ci sia grande passione, conosco molti fornai ad Altamura, fare questo pane hanno una grande passione. E poi si sente nel profumo del pane anche il profumo della cultura di questo territorio. A proposito di questo, visto che è venerdì, andiamo a fare una rapida carrellata sui prime cinque città a sapere, per esempio, sabato e domenica, domani o dopodomani, che sagre avete sul vostro territorio. Nicola Balice, Torino. Buongiorno Alessandro, io vi segnalo che a Cellamonte, in provincia di Alessandria, si terrà la fiera del tartufo bianco. È stagione. Genova, Anna Livigni, che succede in Liguria e in Sardegna? In provincia di Savona, a Cialigue, ci sarà la 16ª edizione questa domenica di Cialle Borgo in Festa, dall'olio al vino, dai formaggi ai salumi, passando per il miele, dolci e altre prelitezze. Per la Sardegna invece ti segnalo a Turri, in provincia di Medio Campidano, la tradizionale sagra dello zafferano. È importantissima. Sentiamo che succede in Lombardia. Carlo Armeni. Allora io vi segnalo dal capoluogo lombardo il Milano Whisky Festival, un evento dedicato alla promozione e diffusione in Italia della cultura del...